Consideriamo un quadrato e proviamo a valutarne la dimensione. Ovviamente sappiamo già che una figura come il quadrato ha dimensione 2, ma daremo una definizione di dimensione diversa da quella usuale. Allora, intanto prima di iniziare, valutiamo il perimetro, la superficie e il volume del quadrato. Il quadrato intanto è una figura piana, non ha volume. Quindi diciamo che il volume è 0. Se il lato è lungo L, il perimetro è 4 volte il lato, e se il lato ha delle dimensioni finite, cioè non infinite, anche il perimetro, che è 4 volte un numero finito, risulterà una quantità finita. Il perimetro ha un valore finito. Superficie è lato per lato, cioè lato al quadrato, e anch'essa, la superficie, risulterà finita, a patto che ovviamente il lato del quadrato non sia infinito. Quindi il quadrato è una figura che ha volume 0, superficie finita e perimetro finito. Questi non avrebbero dovuto esserci. Ora proviamo a fare un piccolo gioco con questo quadrato. Dividiamolo in tanti quadratini più piccoli nel seguente modo. In questa maniera, dividendo ciascun lato in tre parti uguali e unendo poi i punti, ho suddiviso il quadrato iniziale in tanti quadrati, esattamente in 9 quadrati più piccoli. Ogni quadrato è uguale a questo che ho evidenziato qui. Ho quindi suddiviso il quadrato in tante figure che hanno la stessa forma della figura iniziale e che possono essere ricondotte alla figura iniziale in base a un certo ingrandimento, che poi discuteremo. Intanto guardiamo quanti sono i quadrati che hanno quindi le figure che hanno la stessa forma della figura iniziale che ho ottenuto attraverso questa suddivisione. Sono 9, 3 per 3. Indico con n il numero di figure che hanno la stessa forma della figura iniziale, ma sono semplicemente più piccole. N uguale a 9. Poi mi chiedo quale sia l'ingrandimento necessario per riportare questi singoli quadrati alle dimensioni, alla grandezza del quadrato iniziale. Bene, l'ingrandimento è 3. Si moltiplico ogni lato, ingrandisco ogni lato di questo quadrato per un fattore 3 e riottengo il quadrato iniziale. L'ingrandimento è 3. Fatto questo, posso definire la dimensione di questa curva, cioè di questa figura che è un quadrato, D, come l'esponente a cui devo elevare l'ingrandimento I per ottenere il numero di figure uguali a quella di partenza ottenute tramite la suddivisione. Cosa sta succedendo? Ho preso una figura di partenza, l'ho suddivisa in tante figure che hanno la stessa forma. Indicato con n il numero di figure che ho ottenuto in base alla suddivisione, con i l'ingrandimento necessario per portare queste figure più piccole alla dimensione, alla grandezza della figura iniziale, e ho definito la dimensione della figura iniziale, cioè del quadrato, come quell'esponente a cui devo elevare l'ingrandimento per ottenere il numero n. Proviamo a applicare questa definizione di dimensione di nel caso specifico del quadrato. Dunque l'ingrandimento è 3, ebbene, quindi avremmo in questo caso che 3 elevato alla dimensione del quadrato deve darci il numero di quadratini che è 9. Ora questa equazione è di facile soluzione e si ricava che la dimensione del quadrato, definita in questa maniera, risulta essere uguale a 2, perché elevando 3 alla seconda a 2 otteniamo 9, dimensione 2. E questo è in perfetto accordo con quello che noi già sapevamo e ci aspettavamo per una figura del genere, un quadrato, una superficie piana. Proviamo a applicare questa definizione di dimensione di una figura geometrica a un caso lievemente più complicato, cioè un cubo. Facciamo
La procedura sarà la medesima di prima. Procederemo a dividere questo cubo, come abbiamo fatto per il quadrato, in tanti cubetti che hanno quindi la stessa forma della figura di partenza in questa maniera. In questa maniera ho formato 27 cubetti più piccoli, ciascuno dei quali è paragonabile a questo. E che per essere riportati alle dimensioni, scusate, alla grandezza del cubo iniziale, della figura iniziale, necessita un ingrandimento di un fattore 3. Se io moltiplico ogni spigolo di questo cubo per 3, riottengo lo spigolo del cubo di partenza. Per cui andiamo a segnarci che l'ingrandimento necessario per riportare i singoli pezzi, i singoli cubetti alla grandezza del cubo iniziale, della figura iniziale, è 3. E il numero di cubetti che ho ottenuto attraverso questa suddivisione è 27. Ce ne sono 9, ce ne sono 9 per ogni piano, i piani sono 3, quindi il numero di cubetti è pari a 27. E poi proviamo a vedere quale sarà la dimensione risultante in base a questi valori. Abbiamo detto che la dimensione d l'esponente a cui devo elevare l'ingrandimento, che è 3, necessario per riportare ciascuna figura geometrica ottenuta attraverso la suddivisione al numero di cubi di figure che ho ottenuto, 27. Ebbene, la dimensione del cubo in base a questa definizione risulta essere, dunque, a cosa devo elevare 3 per ottenere 27? Alla terza, per cui la dimensione risulta essere uguale a 3. E anche questo è un risultato che è in buon accordo con quanto ci aspettavamo il cubo, una figura tridimensionale, cioè la dimensione 3. Ci ho dimenticato di farlo, lo facciamo adesso. Qual è la superficie del cubo? Se L è la lunghezza del lato dello spigolo, la superficie sarà la superficie di una faccia che è L quadro, moltiplicata per il numero delle facce che è 6, la superficie avrà un valore finito. A caso, appunto, supposto, cioè che L sia uno spigolo di lunghezza finita. E il volume sarà L cubo, anch'esso finito. Valore finito. Bene. Questa definizione quindi ci porta sempre a conclusioni corrette nei casi esaminati. Andiamo adesso ad applicarle in un caso leggermente diverso. Lavoriamo con una figura leggermente diversa. Questa figura non è il segmento che vedete qui rappresentato, ma a partire da questo segmento vi spiegherò come si può formare questa figura. Allora, si parte da un segmento di lunghezza L, lo si suddivide in tre parti uguali. Dopodiché si cancella la parte centrale di questa suddivisione e su questa parte mancante si va a disegnare un triangolo equilatero. Si ottiene così questa figura in cui vari segmenti sono lunghi L terzi. Questo segmento sarà lungo L terzi. Dopodiché questo procedimento lo si ripete all'infinito. Si divide questa sezione, ogni segmento che si è venuto a formare lo si ridivide in tre parti uguali e con una gomma si va a cancellare la parte centrale e su di essa si costruisce un triangolo equilatero. Una cosa del genere. Ora,
Ovviamente questa volta i singoli segmentini avranno lunghezza L noni, che ho diviso per 3 due volte la lunghezza del segmento iniziale. Ora immaginate di ripetere questo procedimento all'infinito. Quando avete fatto questo esercizio di immaginazione, avete ottenuto la curva che si chiama fiocco di neve di Koch. Andiamo a chiederci quale sia il perimetro, la superficie, il volume. Beh, il volume non ci interessa perché questa curva non racchiude alcun volume, superficie nemmeno. E il perimetro sì. Quanto è lungo il fiocco di neve di Koch? Il perimetro in questo caso sta per la lunghezza di questa figura, che vi ricordo non è quella disegnata, ma è quella disegnata che vedete qui, però a seguito di questo procedimento ripetuto infinite volte. Per capire quanto è lunga questa curva, per cui per capire qual è il valore del suo perimetro, possiamo procedere così. Lavoriamo col fiocco di neve di Koch di ordine 1, quello ottenuto attraverso la prima operazione di suddivisione, cancellazione e costruzione del triangolo equilatero, questo fiocco di neve di ordine 1. Sappiamo che ogni singolo segmento di questa figura è lungo L terzi. Sappiamo che ci sono 4 di questi segmentini, quindi la lunghezza del fiocco di neve di ordine 1 è 4 terzi per L, cioè 4 volte L terzi. Se andiamo a valutare il fiocco di neve di ordine 2, questo, bene, la lunghezza del fiocco di neve di ordine 2 sarà L noni, che però scrivo come L fratto 3 al quadrato. L noni è la lunghezza del singolo segmentino, come avevamo detto prima, moltiplicato per il numero di segmentini. Per ognuno di questi tratti, che adesso indico, per ognuno di questi tratti ci sono 4 segmentini, 1, 2, 3, 4. I tratti di questo tipo sono 4, 4 per 4 fa 16, per cui i segmentini di lunghezza L noni sono 16, 16 è 4 al quadrato. Si capisce quindi che andando avanti in questo processo, all'ennesimo step, quindi quando avremo la curva di Koch di ordine n, la lunghezza di questa curva sarà 4 terzi alla n, per quella di ordine 2 4 terzi elevato alla seconda, per quella di ordine 1 4 terzi elevato alla prima, per quella di ordine n si capisce che il giochino porterà a questo risultato, 4 terzi elevato alla n per la lunghezza del segmento iniziale. Per valutare il perimetro a questo punto basta calcolare il limite per n tende infinito, perché soltanto quando il numero di passi tende infinito abbiamo il fiocco di neve di Koch, quindi per n che tende a infinito, della lunghezza che abbiamo all'ennesimo step, che è 4 terzi elevato a n per l. Ora attenzione, 4 terzi è un numero più grande di 1, un numero maggiore di 1, ed elevato a un numero infinitamente grande, questo numero maggiore di 1 darà un risultato infinito, che moltiplicato per la lunghezza del segmento di partenza continuerà a dare un risultato infinito. Per cui questa curva ha un perimetro che risulta essere infinito. Cosa strana è che questa curva con perimetro infinito, tanto è infinitamente frastagliata perché si disegneranno tantissime puntine di triangoli equilateri andando avanti a ripetere il processo infinitamente. Seconda cosa, questa curva, per quanto abbia perimetro infinito, è disegnabile all'interno di una regione di piano finita. Cerchiamo
cerchiamo ora di capire qual è la dimensione di questa curva. Possiamo procedere con lo stesso processo utilizzato per definire la dimensione del segmento, no, del quadrato e del cubo, come abbiamo fatto prima. Vedete, al primo passo della formazione di questa curva abbiamo suddiviso il segmento iniziale, che adesso disegno qui, per comodità di visualizzazione, in quattro parti. Per cui è come se avessimo un n uguale a 4 e ciascuna di queste parti necessita di un ingrandimento di un fattore 3, perché è lunga le terze, per essere riportata alla lunghezza iniziale. Come prima vi ricordate, avevamo diviso il cubo in tanti cubetti, cioè in tante forme identiche a quella di partenza. In questo caso, per il fiocco di neve di Koch, abbiamo diviso il segmento in tanti segmenti, quindi figure della stessa forma, in quattro segmenti in particolare, che necessitano un ingrandimento 3. Bastano questi numeri per provare a calcolare la dimensione di questo fiocco di neve. Perché abbiamo detto che D è l'esponente a cui devo elevare l'ingrandimento, e l'ingrandimento in questo caso vale 3, per ottenere il numero di pezzi. Ora, in questo caso, sappiamo che 3 alla prima fa 3, 3 alla seconda fa 9, 9 più di 4 è 3, meno di 4, per cui D sappiamo che deve essere chiaramente un numero compreso tra 1 e 2. Quanto vale esattamente D? Beh, D, possiamo scriverlo a parole, la dimensione del fiocco di neve, che abbiamo già capito essere un numero che non può essere intero, in quanto deve essere più grande di 1 e deve essere più piccolo di 2. Abbiamo quindi a che fare con una curva che ha dimensione non intera. D, ciao, è uguale all'esponente a cui dobbiamo elevare 3 per ottenere 4. Ora in matematica l'esponente a cui dobbiamo elevare la base 3 per ottenere 4 si indica con questi simboli logaritmo in base 3 di 4. Esistono calcolatori in grado di dirci quanto vale questo esponente. Noi usiamo il sito di riferimento Wolfram Alpha. Calcolare per capire per capire quanto vale questo valore. Il valore io lo so già a memoria, mentre il collegamento a internet che mi sono dimenticato di accendere si attiva. Vi dico che se chiediamo a un calcolatore calcolare questo numero, il risultato è circa uguale a 1,21. Vedremo fra poco se la memoria non mi inganna. Vediamo quindi che queste curve strane ottenute attraverso procedimenti iterativi, cioè ripetizioni successive portate a un numero infinito di passi, ripetizioni dello stesso processo, risultano avere proprietà strane, per esempio il perimetro infinito per quanto si possa disegnare in una regione finita di piano, e dimensione frazionaria, cioè dimensione in realtà non frazionaria, dimensione non intera. Proviamo a vedere intanto se la connessione si è attivata. Wolfram Alpha. Eccolo. Chiediamogli quanto vale il logaritmo in base 3 di 4. Eccolo fatto. La mia memoria ovviamente mi ha tradito. E il risultato è, vedete, un numero con tantissime cifre decimali. Puntini puntini vuol dire che non si esaurisce qui l'espansione decimale di questa grandezza. Le cifre decimali sono infinite ed è 1,26 approssimando alla seconda cifra decimale. Ok, ora ripetiamo questa cosa con
con una curva sempre questo genere, tanto vi dico che queste curve si chiamano curve frattali, che però prende spunto non da un segmento, ma da un cubo. Allora, vi dico come si disegna, come si ottiene questa curva che parte da un cubo. Si suddivide il cubo in questa maniera, un po' come abbiamo fatto prima, per calcolare la dimensione del cubo. Dopo aver fatto questa suddivisione, che ormai avrete capito, il cubo in 27 cubetti, tutti uguali fra di loro, si va a togliere da questo cubo tutti i cubi centrali delle sei facce, questo, questo, questo e quelli che non si vedono, più il cubo che sta proprio al centro del cubo stesso. Si ottiene una cosa, qualcosa di questo genere. Togliendo questo cubo, togliendo questo, si ottiene qualcosa di questo genere. Questo è il cubo che ho tolto, questo è il cubo che ho tolto, questo è il cubo che ho tolto. In tutto quanti cubi abbiamo tolto? Abbiamo tolto un cubo per ogni faccia, più un cubo al centro del cubo di partenza, un cubetto per ogni fatta più un cubetto al centro, quindi abbiamo ottenuto, abbiamo tolto, facce sono 6 più quello al centro sono 7, abbiamo tolto 7 cubetti, ne sono rimasti qui in questa figura geometrica tridimensionale, che appare tridimensionale, sono rimasti 20 cubi. Questo procedimento si ripete all'infinito, questo è la figura di ordine 1, poi ogni cubetto viene ridiviso alla stessa maniera e si toglie di nuovo il cubetto di ogni faccia centrale di ogni faccia, quindi 6 cubettini piccolini qui, più il cubetto centrale di questo cubetto suddiviso in altri 27 cubetti. Questo procedimento lo si ripete all'infinito per tutti i cubetti che si vengono a formare. E togli e togli si ottiene una figura che è spugnosa, cioè piena di buchi, di assenze. E per questo questa figura si chiama, ovviamente questa figura, la figura che si ottiene dopo aver ripetuto questo procedimento infinite volte, si chiama spugna di Menger. Proviamo a calcolare, per esempio, beh, il perimetro in questo caso no, ma il volume di questa spugna di Menger. Come abbiamo fatto prima per il perimetro del fiocco di neve di Koch, lavoriamo per ordini, cioè lavoreremo con la spugna di Menger di ordine n uguale a 1, che è quella a cui si tolgono i cubetti che hanno questa dimensione, e poi per n uguale a 2, poi cercheremo di generalizzare la formula per la spugna di Menger di ordine n, e poi faremo il limite per n che tende a infinito. Allora, vediamo un po' il numero di cubetti che rimangono, il numero di cubetti di lato L terzi, cioè di questo tipo. Numero di cubetti come questo che hanno lato L terzi, a patto che L sia il lato iniziale del cubo, che rimangono sono, abbiamo detto, 27 meno i 6 cubetti delle 6 facce più quello centrale del cubo meno 7, 20. Quindi il numero di cubi di questo tipo è uguale a 20, 27 meno 7. Ciascuno di questi cubi ha lato L terzi, per cui ciascuno di questi cubi ha volume che è L terzi alla terza. Per cui il volume della spugna di Menger di ordine 1
sarà il numero di cubetti, che è 20, per il volume di ciascun cubetto, che è L terzi, alla terza. Controlliamo di non aver fatto errore. Sì, i cubetti sono 20 per il volume di ciascuno. Ok. Proviamo a procedere per la spugna di Menger di ordine 2, cioè per intenderci quella in cui si vanno a sottrarre anche cubetti, quella in cui si lavora sui cubetti rossi, si vanno a sottrarre i cubetti più piccoli, al centro di ogni faccia, al centro dei cubetti rossi stessi. Ebbene, detto questo, proviamo a calcolare il volume di ordine della spugna di ordine 2. Ogni singolo cubetto rosso, e ce ne sono 20 di questi, abbiamo detto prima, avrà un volume dato dai 20 cubetti che rimangono dalla sottrazione dei cubetti verdi. Quindi avremo 20 cubetti rossi, ciascuno dei quali origina un volume dato dai 20 cubetti più piccoli, in cui abbiamo suddiviso i cubetti rossi, quindi avremo 20 al quadrato, per il volume di ciascun cubetto piccolo che ha lato L noni. Cubetti piccoli questa volta hanno lato L noni, quindi L noni al cubo. Ora, questo 9 lo possiamo scrivere come 3 al quadrato, perché abbiamo diviso due volte il lato, lo spigolo L del volume iniziale per 3, quindi questa cosa la posso scrivere come 20 al quadrato per L fratto 3 al quadrato alla terza. Da qui si capisce come valutare il volume nel caso della spugna di Menger di ordine generico n. Volume V con N della spugna di Menger sarà. Beh, diamo un'occhiata ai risultati che abbiamo ottenuto. Per quella di ordine 1 avevamo un 20 alla prima e un 3 alla prima. Per quella di ordine 2 abbiamo un 20 alla seconda e un 3 alla seconda. Per quella di ordine N viene spontaneo dire che avremo 20 elevato a N per L fratto 3 elevato a N alla terza. Ora questa cosa la posso riscrivere ricordandomi che 3 alla n alla terza è uguale a 3 alla terza alla n. Lo scrivo come 20 alla n fratto 3 alla terza, che è 27 alla n, per mi rimane un L cubo. Quindi posso scrivere che V con n è uguale a 20 ventisettesimi alla n per L cubo. Ora attenzione, dobbiamo fare il limite per n che tende a infinito per ottenere il volume della spugna di Menger. Ma guardate, questo numero che è elevato alla n è 20 ventisettesime, avendo un denominatore che è maggiore del numeratore, è minore di 1. Quindi, nel momento in cui noi eseguiremo questo limite per trovare il volume della spugna di Menger, il limite per n che tende a infinito del volume della spugna di ordine n, cioè il momento in cui affronteremo questo limite, saremo costretti a dire che il risultato è uguale a 0, perché abbiamo un numero minore di 1 elevato ad infinito. Ora, se moltiplichiamo un numero minore di 1 per se stesso, otteniamo, ogni volta che lo facciamo, un numero sempre più piccolo. Questo quindi tenderà a 0, moltiplicato per una grandezza finita, avremo 0. La spugna di Menger, quindi, è una figura che ha volume nullo, cioè è infinitamente porosa, è così porosa che alla fine è tutta assenza e nulla di più. Quindi è un oggetto che ha, per quanto sia disegnato nello spazio tridimensionale, ha volume zero. Ora, per non complicare troppo la cosa, vi dico che però, se facessimo lo stesso tipo di calcolo per valutare la superficie di questa spugna, verrebbe fuori che la superficie è uguale
a infinito. Magari la dimostrazione che la superficie della spugna sia infinita la lascio a voi per esercizio e poi aggiungerò un secondo filmato in cui vi dimostrerò che questo è vero. Ma adesso preferirei non perdermi in questo calcolo per non distogliervi dal seguire questo percorso. Quindi abbiamo una figura che ha volume nullo, che non racchiude alcun volume, cioè infinitamente porosa, ma che ha invece una superficie infinita. Proviamo a valutare la dimensione della spugna di Menger. Per farlo usiamo sempre lo stesso metodo che abbiamo usato in tutti i casi precedenti. Ci ricordiamo che D è l'esponente, la dimensione di questo oggetto è l'esponente a cui devo elevare l'ingrandimento i per ottenere il numero di figure simili a quella di partenza che ho ottenuto attraverso una certa suddivisione. Ora, guardate, attraverso il primo processo, io ottengo, abbiamo detto, 20 cubi simili al cubo di partenza, 20 perché 7 sono tolti, questo procedimento di suddivisione, ok? E l'ingrandimento che ciascun pezzo che ottengo, ciascuno di questi 20 cubi che ottengo, l'ingrandimento che devo effettuare per riportare questi cubi al cubo di partenza, alla grandezza del cubo di partenza è un ingrandimento di un fattore 3. Quindi la dimensione D della spugna di Menger è quel numero a cui devo elevare 3 per ottenere il numero di cubi che ottengo attraverso il processo di suddivisione, che è 20. Cioè D è quel numero a cui devo elevare 3 per ottenere 20, cioè D è uguale al logaritmo in base 3. Abbiamo detto che il numero a cui devo elevare la base 3 per ottenere un altro numero si può esprimere in matematica come logaritmo in base 3 del numero che devo ottenere, che è 20. Andiamo a vedere, sempre sfruttando il sito Wolfram Alpha, quanto vale questo numero. Prima avevamo logaritmo in base 3 di 4, adesso abbiamo logaritmo in base 3 di 20. Facciamoglielo calcolare, penso un attimo, ci dice che il logaritmo in base 3 di 20 è, eccolo qui, sarebbe la dimensione della spugna di Menger è 2, circa 73, se arrotondiamo e tronchiamo la seconda cifra decimale, 2,73. Ecco, quindi possiamo scrivere che la dimensione della spugna di Menger circa uguale, perché ho troncato la seconda cifra dopo la virgola, è circa 2,73. Di nuovo, questo è un oggetto particolare. Un cubo normale non avrebbe superficie infinita e soprattutto non avrebbe volume zero, e la sua dimensione si va a posizionare tra un oggetto che ha dimensione 2, un oggetto piano, e un oggetto tridimensionale. La dimensione di nuovo non è intera, di nuovo abbiamo a che fare con una curva frattale, di nuovo infinitamente frastagliata, se vogliamo, infinitamente porosa in realtà in questo caso. Bene, mi fermo qui e vi ricordo che appena ho tempo farò un piccolo video molto più corto in cui discuterò di questo punto, cioè del fatto che per adesso lascio a voi come esercizio, il fatto che si possa dimostrare che la superficie di questa spugna, per quanto il volume sia zero, sia una superficie infinita, il che rende questo oggetto ovviamente un oggetto strano. Bene, vi saluto. Ciao!